Non so come mai, ma tantissimi di voi mi hanno detto Parrins speedrunna il seed dell'Italia. Quindi il nome del seed sarà Italia. E ragazzoni, vediamo quanto tempo ci mettiamo a speedrunnare il seed dell'Italia. Bisogna prima di tutto capire se il seed è giocabile o meno. Devo mettere FOV, mettiamolo almeno a 90, dai. Ah, il tempo sta andando avanti, ok. Vuol dire che non posso mettere in pausa. Vedo un deserto, quindi vado verso il deserto. Però prima di andare nel deserto mi piacerebbe prendere della legna, perché... Forse ho visto con la coda dell'occhio una piramide, ma non ne ho idea. Quindi andiamo lì, ragazzoni. Voi lo sapete, con la piramide io ho giocato un seed che ha fatto la storia di YouTube Italia. Ma vediamo se riusciamo a fare... Ah, oddio, c'è anche un villaggio. Allora, sinceramente, la piramide avrei voluto skipparla, dato che ho il villaggio. Ma dato che comunque ho parlato bene di questa piramide, non posso dire non ci vado. Quindi speriamo che sia buona. Oddio, quella è una pozza di lava, mi sa. Sì, quella è una pozza di lava. Quindi potrei anche non andare al villaggio, però dipende da quanto ferro c'è qui dentro. Andremo sicuramente al villaggio. Allora, facciamo così e vediamo se c'è ferro. C'è un po' d'oro. Non mi sembra aver visto ferro. Per niente. Però qua c'è del ferro. Allora, facciamo che far esplodere una bomba qui. Ok. Oh, me la do Allora, l'inventario non è il massimo. Ho 3 di ferro. Dobbiamo sperare che il golem ci dia il resto. Speriamo bene. Quindi facciamo così e facciamo così. Qui ci prenderemo dopo la flint. Ok, golem, fabbro, qualsiasi cosa, vi prego. Mi sa che non c'è il fabbro, io non vedo nemmeno il cibo. Non vedo il cibo. No. Oh, l'ho visto, mi sa. Allora, ho visto qualcosa e non so se sia cibo, però ho visto qualcosa. 3 di ferro, malissimo. Quindi non abbiamo l'acciarino e non abbiamo manco il cibo. Ragazzoni, il seed dell'Italia parte proprio male. Il nostro unico cibo, la carne marcia. Non c'è cibo. Oh, madonna, fortuna, fortuna. Fortunati proprio. Ok, quindi possiamo fare questo. E almeno abbiamo un problema in meno per tutta la run. Allora, ragazzoni, io i letti li prendo per sicurezza, giusto per ammazzare il drago. Ci svuotiamo l'inventario qui dentro. E poi direi che possiamo partire. Ok, perfetto. Bastione fortezza per caso? Seed dell'Italia? No. Basalto. Oh, wow. Decisamente tanto ok. Devo farmi una barca, però mi devo mettere assolutamente lo scudo in mano e forse anche il cibo qui. Allora, abbiamo una fortezza attaccata. Seed incredibilmente carino per essere comunque un seed random, nel senso che io ho solamente scritto Italia, nel senso non è un seed studiato. Quindi vedo lo spawner di Blaze. Potrei morirci perché vedo anche degli scheletri. Allora, 61 blocchi dovrebbero bastare. Io per sicurezza forse mi vorrei mangiare una mela d'oro. Mo' vediamo. Così non dovrebbero esserci troppi problemi. Non vedo il bastione e questo in realtà è un gran problema. Vorrà dire che dovremo trovare dei piglin. Spero che da dietro non abbia uno schifo. Oh, una Blaze Rod. No, vabbè. Mi stanno dando le Blaze Rod, com'è possibile? Voglio un po' abbassare però il loro volume perché è un po' troppo alto. No! Non c'era quello dietro! Ragazzoni, mi hanno dato 3 Blaze Rod su 3 o ho visto male io? No, non è vero. Ma mi hanno dato 5 Blaze Rod su 5? Raga, lo sapete che questa cosa non mi succede mai. Vabbè, 8 su 8 per caso? Non è vero. No, non è vero. Non è vero. Ragazzoni, io un drop rate così nella mia vita non l'ho mai visto. Qui mi servono dei piglin che però non vedo da nessuna parte. Allora, facciamo che scappare dalla sta fortezza. Siamo a 10 minuti. Oi, mi sto dando l'oro. Ok. Ragazzoni, due scambi di perle mi dovrebbero dare, almeno. Oh cavolo, non avrei dovuto attaccarlo. Non avrei dovuto attaccarlo di certo. Ehi, vieni qua. E famo sto 1v1. Ehi, ma mi stava facendo parecchio male. Perle zero, vero? Vabbè, ragazzoni, abbiamo fretta. Cioè, in realtà sì, è una speedrun. Però nel senso, boys, due scambi di perle io la vedo molto, molto tesa. Allora, per fortuna l'oro c'è. Cioè, siamo pieni d'oro.
Ho anche pie a voglia, ok. Ragazzoni, per scambiare possiamo scambiare. Per ottenere le perle è un po' un casino. Allora, quanti altri lingotti ho? Non ne ho idea. Lì c'è altro oro, qui c'è uno scheletro che vorrei proprio via. Stai buono, stai, altri 8 scambi ti do. 0 perle. Dai, ma che ti ho fatto di male? Quanto siamo? 15 e 49. Il tempo è un po' bruttino. No, mi è despawnato. Mi è despawnato perché mi sono allontanato troppo. Ma non ci credo. Il mio lavoro qui è finito. Ma come è despawnato? Ma come? E niente. Ragazzoni, è senza perle. Ma siamo in 1.6C1, sì. E senza perle, mi sa che la nostra avventura finisce qua. Mi si sta pure rompendo il piccone. E questa non è per niente una cosa positiva. Anzi, mi si è rotto il piccone. Allora, spero mi abbia dato delle pepite in ferro. Bello. Spero mi abbia dato delle pepite in ferro. Ultimi due lingotti. Niente perle. Oddio, no, e invece c'era. L'ho visto con la coda dell'occhio dietro la sua testa. Sono male, aspetta, però no, davvero. Dove sono? Ma sì, grazie, tu sei il dio di un nuovo mondo. 16? Di più? No, 16 evidentemente vanno bene. Allora, io direi che possiamo andare così. Tu hai finito di scambiare? Solo 16 me ne date? Vabbè, solo, in due scambi, lo posso anche accettare. Ragazzoni, non abbiamo il piccone di ferro, ma non è un problema. Togliamo questo e io direi di tornare al nostro portale. Avevo buttato metà perle esattamente quando, in che contesto? Ah, cavolo, avrei potuto giocarla meglio, sapete che non lo so, io credo di essere stato abbastanza rapido a far tutto. Allora, il nostro bastione era nel basalto, cioè il nostro bastione, il nostro portale era nel basalto. Quindi era tipo per di qua, qui sopra forse. E magari sono sceso con la barca. Dimmi che non ho un... No, non trovo il mio portale. Ah, ok. Ok, è stato abbastanza rapido. Ok, 22 minuti. Va bene, si può fare, dai, si può fare. Meno di 30 minuti, si può fare. Io direi ci facciamo metà degli occhi e seguiamo la direzione. Per tanto tempo, di là. Ok, non si è rotto l'occhio, già è tanta roba. Possiamo fare altri letti, facciamoceli già perché... Non vorrei poi panicare. Easy, ok. Il nostro setup perfetto per il one cycle l'abbiamo. Ragazzoni, andiamo dritti e speriamo di non metterci troppo. Ragazzoni, io vi invito come sempre a lasciare un bel like e a iscrivervi, mi raccomando. Quindi, speriamo che sia esposta all'oceano. Oh, oh. L'ho perso. Ok, non è... Ma posso dire che è stata relativamente vicina come stronghold? Scusa un attimo, attivo un attimo il chunk per capire... Se io lì l'ho lanciata avanti e non è esposta all'oceano, cioè significa che per forza tipo uno di questi due. Ok, è quello lì. Allora, ragazzoni. Ma l'ho preso al volo praticamente. Scaviamo esattamente qua sotto e dovrebbe esserci la nostra stronghold. Allora, 28 minuti. Io non mi ricordo quando sono uscito. Credo a 22-23. Non ci ho messo troppo a trovare la stronghold. Credo 3-4 minuti, quindi relativamente vicina. Spero che sia questo il chunk giusto. Per forza è questo il chunk giusto. No, no, ti prego. È questo, beh. No, boys, ho sbagliato chunk. Oh, ok, non l'ho sbagliato. Avrei voluto capirlo diversamente, piuttosto che caderci sopra, ma... Allora, io sicuramente un giorno perderò un PB per questa cosa, 100%. Allora, andiamo qui sotto a sto punto, ma è tutto rotto. E allora, ovviamente è l'ultima, quella in cui non sono andato. Perfetto. No, non è nemmeno qua. In che senso? È qui? Beh, sempre intere le mie stronghold, comunque. Ah, cavolo, siamo a 29 minuti. Proviamo qua. Ormai tutte le porte ho provato. Oh, ok. Volevo notare il panorama alla mia destra, però lo farò un'altra volta. Servono due occhi. Che cosa è appena successo esattamente? Ragazzoni, questo errore credo di averlo mai fatto in vita mia.
Allora, togliamoci sti blocchi prima che sia troppo tardi. Ci prepariamo il setup. Qui comunque il tempo, ho messo il tempo reale, non il tempo in game, perché comunque ho fatto tipo una challenge in cui devo scavare un chunk, quindi tipo se premo pausa il tempo va avanti, anche se effettivamente è bloccato, quindi non so ora effettivamente il tempo preciso, questo perché vorrei dirvi che ho fatto come 30 minuti, ma non lo so. L'ho perso. No! Vabbè ragazzoni, ma... minuti e 45 secondi. Questo è stato il mio tempo nel seed dell'Italia. Ragazzoni, qui da Parrins è tutto. Noi ci vediamo domani con un prossimo video.